Ciao a tutti da Vittorio, video veloce perché Fabrizio Corona ha tirato fuori un altro nome dei calciatori, presunti calciatori che avrebbero scommesso ed è uscito il nome del difensore laziale Niccolò Casale. Il nome di Casale circolava in varie chat dove erano usciti una lista di giocatori, audio in cui parlavano di vari giocatori da Lazio coinvolti nello scandalo scommesse. Corona oggi ha ufficialmente citato Casale dicendo che è uno dei peggiori, uno di quelli che si è più fortemente indebitato per questo giro di scommesse clandestine. E prontamente è arrivata la risposta dell'avvocato di Casale che ha querelato Fabrizio Corona con un comunicato stampa allegato che dice che Niccolò Casale non ha mai scommesso su una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all'impegno sportivo. Ciò nonostante, si legge nel comunicato stampa, sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell'inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all'indagine e dal fatto a cui si riferisce e la gravità dell'accusa mossa nei suoi confronti, sporgeremo querela e perquisiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione o calunnia. Anche perché bisogna dire una cosa, e sull'altro canale, vi invito tutti a guardare il mio video sull'altro canale, io ho iniziato a tirare un po' le fila dicendo che Corona nell'ultima settimana o meno non sembra averci preso tanto. Ha citato Zaleski e al momento, dopo una settimana, non c'è nessuna indagine su Zaleski che a sua volta ha denunciato Corona. Corona dice di avere audio, video, eccetera. E su Casale dice che c'era un video di lui, Gatti ed El Shaarawy che palleggiavano insieme in nazionale. Ecco, se questa fosse la prova della colpevolezza di Casale, perché in questo video parlerebbero di scommesse, beh, diciamo che è poco probabile, visto che i tre non giocano nella stessa squadra, lo sapete benissimo, Casale nella Lazio e El Shaarawy è nella Roma e Gatti è nella Juve quando avrebbero palleggiato insieme solo in nazionale, ma l'unica volta, ovvero a settembre, quando Casale è stato convocato, El Shaarawy e Gatti non erano preconvocati, quindi non avrebbero mai avuto l'occasione di palleggiare insieme. Ecco, se la teoria di Corona si basa tutto su questo video in cui palleggiano e parlano di scommesse, allora vedete che la teoria di Casale è poco credibile. Il fatto che Casale abbia scommesso discutendone con Gatti ed El Shaarawy durante un ritiro nazionale non è possibile visto che non hanno mai fatto un ritiro nazionale insieme. Così come avevo detto l'altra volta delle parole di Zaniolo, no? Perché Corona ha detto che Zaniolo ha addirittura scommesso in una partita di Coppa Italia dalla panchina. Beh, sembra che la partita in questione Zaniolo non fosse neanche convocato, quindi non potesse essere in panchina. Insomma, mi sembra che Corona stia provando a cavalcare quest'onda per lanciare il suo sito, che nei giorni scorsi ha fatto traffico clamoroso, ma insomma, evidentemente le sue fonti non sono così attendibili come pensa lui, perché, ripetiamo, se Casale fosse stato realmente denunciato per questa cosa, beh, non ci sarebbe nessuna prova, visto che Casale non ha mai giocato in nazionale con El Shaarawy e Gatti. E Zaleski, citato da ormai una settimana da Corona, non è ancora sotto indagine. Per cui, insomma, Corona non è proprio un personaggio credibile e sta dimostrando di avere sempre meno credibilità. Si è giocato il jolly con questo scandalo scommesso, vediamo se avrà ragione lui o invece quelli che lo gridano fortemente. Tu che ne dici? Scrivimi qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.